Trump's the motherfucker. Ciao ragazzi, siamo su Alien Isolation, siamo al terzo episodio della serie, ci eravamo lasciati qua l'altra volta. Intanto ho scoperto anche come mai mi laggava, adesso mi va fluidissimo. C'era il cazzo di V-Sync attivo, che cazzo attivano il V-Sync di default, io non lo so. Niente, dobbiamo ancora riuscire a contattare la Torrens, devo ancora trovare il modo per riuscire a contattare la Torrens. Allora, abbiamo attivato la corrente, abbiamo trovato il piede di porco per sbloccare alcune porte. Questo è il locale pieno di morti. Ecco, sblocchiamo anche questo adesso che abbiamo il piede di porco. Beh, filmato. Oh oh. Stai ferma. E chi si muove? E questo chi cazzo è? Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi, Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Come no? Sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione, ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Che cannone che c'ha questo? I nostri problemi. Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino, capisci? Ok. Ok. Che faccia sta, anche? Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Calmo, calmo. E perché dovrei fidarmi di te? Non ti agitare. Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Insomma. Andiamo, tesoro. Tesoro, non è vicino, al bravo, che già darti le spalle non è che mi fido, togliamo sto cazzo di la ganache. Ah, forza, non voglio restare qui a lungo. Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza, qui non si può rischiare. Resta vicino. Vai avanti. Cosa? Te va, che sei la strada. Ehi, non muoverti. Qui là. Okay, cazzo, okay. Si comincia a vedere gente, meno male un po' di... Chi siete? Cioè, cominciava a essere un po' monotono, sinceramente. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Okay. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Jana, andiamo, ok? Mi dispiace. Buona fortuna. Ciao, bella. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Perché sei un Ognuno pirla. È più sicuro così. Site of the Sevastopol. Perché non corre adesso? Spero che la tua nave esista davvero. C'è. Fidati, coccia pelata. Aspetta, chiamo l'ascensore. Lampadina, ti chiamo lampadina. È un poco speciale. Cazzo, a me mi diceva ripristina la corrente e lui ci mette il dito e la fa andare. Beh, che stai aspettando? Yeah. Premi il pulsante. C'è il dito magico. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi. Non ho capito perché. Che cazzo ti metti? Sembra che devi adesso cominciare una corsa. Tesoro, quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo. Oh, sembra che aspetta il 3-2-1. Via. Già, sulla mia nave.
Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. È l'alieno. Ciupa. E raccogli dove? Qui. Non mi stare dietro, da fastidio che mi stai dietro, cazzo, vai davanti. Che è tossiva. Usa tasto del mouse 7 e muovi i tasti di movimento. Sei fuori di testa. Tasto del mouse 7, ma che cazzo dici? Non ce l'ho manco il tasto del mouse 7. E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo. Io avevo impostato i tasti per sbirciare, ma non mi ricordo come cazzo si fa. Andiamo dietro Axel, va? Amici tuoi. Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili. Ma perché? Ma dai. Non lo dico. I dialoghi sono bassi di volume così rispetto al volume di gioco, non l'ho capito. Non li puoi neanche aumentare. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. C'è da salvare. Salviamo adesso. Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. C'era solo quello. Sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave. Aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Che torcia? Cerca di non restare senza batterie. Qua c'è il razzo. E qui c'è la torcia. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Che sei una bomba atomica? Salviamo, aspettami, pirla. Sovrascrivi. Da questa parte. Ma tutto dentro i cunicoli mi fai andare, cazzo. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Usa la torcia per trovare l'entrata del condotto. Ma se l'hai segnato, te lo devo cercare io. Ma allora sei scemo. Questo cos'è? Batterie per la torcia. Buono. Un badge. Axel. Eccolo qua. Speriamo se no si... Spiego, se no mi si consuma la torcia. Dai, arrivi o no? Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Intanto però l'ho dovuto trovare io, coglione. Usa. Dai Axel, vai.
E cammina. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. Se stai fermo. Madonna, come gli prendere con la pistola? È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Già starmi in culo, pure principessa mi chiama adesso. Torres, allora è la tua nave, eh? Zitta, ho sentito qualcosa. Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Credo comunque che ci questi sono tutti armati, cazzo, che cannone che c'ha a mano quello. Seguimi. Io non ho un cazzo. Non c'è da salvare? Sì, cazzo, guardalo qua. Se vuoi chiedere il salvataggio, yes. Aspetta. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Strozzate. Palle. Sono armati. E troppi da affrontare. Quindi? Dobbiamo comunque riuscire ad aggirarli. Il portello in fondo. Come? Troviamo un diversivo. Il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Quindi? Sei più piccola di me, farai meno rumore. Pezzo di merda. Chi di voi ha controllato le scorte per ultimo? Io. Perché? Perché ti sei servito per bene. Ok, raga, siamo 12 minuti, direi che... Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Mancano cibo. Cosa facciamo? Medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Vado a staccare sto cazzo di generatore, va. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. E il blocco che ha messo giù? Ci sono appena passato, è tutto sigillato. Occhi aperti. Raccogli il pezzo di metallo. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo. Piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi. Finalmente vi ho trovato. Spegni il generatore. Che cazzo succede? Ehi, c'è qualcosa lì fuori. Va via da qui. Non mi sto divertendo. Mi puoi vedere, sono al buio. Quindi? Non sembra rotto. E come lo sai, Einstein? Se fosse fuso ci sarebbe del fumo. Beh, di certo ora non funziona. L'interruttore di emergenza? Un topo forse, si è incastrato e l'ha attivato. Un topo? Solo un enorme ratto potrebbe riuscirci. Allora non lo so. Qualcuno vuole farci incazzare. Dobbiamo andare di qua? Forse la ma quel coglione che cazzo fa? Paga arriva. Per questo siamo... Bel lavoro Ripley, da questa parte. Bel lavoro Ripley. Testa di cazzo, tutto io devo fare. Ok. Prendiamo questo, l'iniettore. E salviamo. Ok. Lampadina, ci vediamo la prossima volta. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento. Se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo per il quarto episodio. Ciao, belli.